Ciao, benvenuto a una nuova lezione della Scuola delle Carte Magiche. Oggi parliamo dell'unione consapevole. Questa carta è stata disegnata per rappresentare qualsiasi tipo di unione, sia amicizia o amore, che bandisca totalmente la superficialità. Quindi, l'unione consapevole quando esce in una stesa, solitamente, in base poi alle carte che abbiamo intorno, possiamo capire se è un caso o l'altro, richiede la nostra attenzione sulle frequentazioni che stiamo avendo. Quindi, ci chiede di togliere e di potare proprio i rami secchi e superficiali che non ci stanno portando a niente, sia in amore che in amicizia. E ci fa vedere qual è la causa molto spesso al 99% delle nostre insoddisfazioni. Quindi siamo insoddisfatti della sfera delle amicizie o dell'amore perché l'unione non è consapevole. È un'unione basata su delle superficialità, quindi forse sull'estetica, probabilmente da una forte attrazione sessuale che si è andata a spegnere nel tempo. Perché poi non è supportata da niente di spirituale o da niente di anche solo intellettualmente interessante. E quindi la carta ti indica che hai bisogno di lavorare su di te. Di solito ci sono carte vicino che lo spiegano. Se non ci sono, con la tecnica che abbiamo spiegato in un altro video, semplicemente le estraiamo noi per capire su cosa dobbiamo andare a lavorare. E magari la stessa unione, senza bisogno di distruggerla, può essere trasformata in un'unione consapevole. Non è detto che dobbiamo lasciare la persona o il giro di amicizie, dobbiamo semplicemente magari cambiare noi il punto di vista e l'approccio che abbiamo con questo gruppo, con questa persona. Ti interrompo solo per dire che potrebbe essere anche una segnalare una dipendenza, cioè nel senso c'è un'unione non basata sulla consapevolezza ma anche sull'interdipendenza, cioè noi dipendiamo da un partner, da una partner oppure da un amico, da un'amica o da un gruppo di amici, comunque da una situazione per cui diventiamo dipendenti e ne abbiamo bisogno per, diciamo, portare avanti un nostro percorso comunque distorto. E la carta che potrebbe darvi questo sospetto è la vittima, ad esempio. Se c'è la vittima nei paraggi, è molto facile che sia così. L'altro aspetto di cui ci parla adesso Elisa è anche molto interessante. Su questo volevo anche dirvi però che, per esempio, se all'inizio della stesa, quindi facciamo una stesa, non so, con 5-6 carte e questa è all'inizio, le carte successive, se sono Giove, la prosperità, il trionfo, tutte carte di questo tipo che parlano di talenti e dell'espressione di noi stessi, addirittura Venere, ad esempio, significa che noi l'unione consapevole l'abbiamo trovata e che è su questo sodalizio, scelto consapevolmente, che dobbiamo fare affidamento per proseguire nel nostro cammino di consapevolezza e per fare fruttare, risvegliare e portare all'esterno tutti i nostri talenti e le nostre capacità. Ok? Quindi l'unione che abbiamo scelto è già consapevole e ci sta aiutando e ci può aiutare in futuro. L'indicazione è appoggiati a questa relazione perché ti sta portando alla luce il lato migliore di te, tutte le tue qualità. Quindi è un rafforzamento a quello che pensavamo già. Ok, un altro significato che può avere la stesa, e questo dipende anche dalle domande che fate, dipende all'interno della stesa, scusate, dipende dalle carte che ha di fianco, ma soprattutto dipende da che cosa chiedete, perché se chiedete qualcosa che non riguarda una relazione in particolare, ma è più qualcosa di intimo vostro, può essere un problema vostro esistenziale. Questa carta spesso ha il significato dell'unione consapevole interiore, cioè un'unione interiore nostra che può essere fra il femminile e il maschile, perché di solito quando non siamo integrati, quando non siamo, diciamo, ben centrati, ci può essere una predominanza dell'uno o dell'altro lato, un odio nei confronti dell'uno o dell'altro lato, che non sono quasi mai consapevoli, però li agiamo. E quindi quando appare questa, in questo caso, l'unione consapevole,
c'è la necessità che noi facciamo questo tipo di unione, quindi riconosciamo la parte che di noi non sia bene integrata. Può essere non solo il maschile e il femminile, può essere la nostra parte adulta con la nostra parte bambina, quindi ci può essere una difficoltà, quindi un rifiutare la nostra bambina e a discapito dell'adulta o rifiutare l'adulta e a favore della parte della personalità legata ancora al nostro bambino interiore. Quindi c'è da fare chiarezza in qualcosa di scisso dentro di noi che non è unito e quindi porta una corrente di squilibrio poi nella nostra vita quotidiana che si esprime nella parte sul piano materiale, quindi una difficoltà di rapporti con l'altro sesso, ad esempio, o con il nostro sesso stesso. Quindi questo nel caso del maschile e femminile, oppure delle difficoltà interiori che possiamo sentirci ignorate, possiamo sentirci non valutate, quindi qui non vedremo la nostra bambina che ha bisogno di essere vista e di essere amata e di essere accolta. Dopo da lì si fanno tutta una serie di deduzioni in base poi alle carte che vengono vicine. Questa, diciamo, se parla di voi, se lo fate parlando di voi, da sola sarebbe sempre meglio non farla da sola, ma allargarla con altre carte che vi danno un'indicazione di come riuscire a raggiungere questa unione e questo equilibrio interiore. Bene, direi che anche per questa lezione è tutto. Come sempre, se avete domande, scrivetele sotto il video. Grazie. Grazie, ciao.